SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. È stato inaugurato al Tecnopolo di Bologna il supercomputer Leonardo, infrastruttura di rilievo internazionale per mettere in rete i dati delle ricerche accademiche e private in svariati campi. L'opera è finanziata da Governo e Unione Europea. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono 5.000 gli studenti del campus universitario di Rimini, costretti a fare i conti con la carenza di alloggi e gli affitti troppo alti. Il comune è al lavoro con l'Alma Mater di Bologna per realizzare nuovi studentati. Novità in arrivo per la logistica agroindustriale regionale grazie alla realizzazione di una nuova piattaforma nello scalo portuale di Ravenna. Abbiamo parlato della struttura con il presidente dell'autorità portuale, Daniele Rossi. Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova Casa della Musica a Forlì. L'edificio conterrà un grande auditorium per concerti. Siamo andati a visitarlo in anteprima. Boom di passeggeri all'aeroporto Ridolfi di Forlì. Entro la fine dell'anno si prevede di arrivare a circa 90.000 viaggiatori transitati, un dato che ha raddoppiato le stime iniziali. Basket, non riesce l'impresa la Virtus che nella nona giornata di Eurolega va KO in casa del Panathinaikos. I bianconeri hanno ceduto solo al supplementare pagando a caro prezzo il canestro realizzato nel finale da Williams. Buonasera, ben ritrovati, nuova edizione serale del nostro notiziario. Apriamo dunque con una grande notizia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica del nostro territorio. È stato inaugurato questa mattina a Bologna il supercomputer Leonardo, una infrastruttura che è di rilievo davvero internazionale, finanziata da Governo e Unione Europea. C'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vediamo. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. E così, con un lungo applauso, che è stato accolto al Tecnopolo di Bologna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d'eccezione per il taglio del nastro del supercomputer Leonardo, infrastruttura da 240 milioni di euro, divisa a metà fra Governo e Unione Europea, che consentirà al capoluogo di diventare uno dei più importanti centri al mondo per il calcolo veloce dei dati in svariati campi, dalla cyber security alle energie rinnovabili, passando per farmaceutica e intelligenza artificiale, solo per citare alcuni provenienti da una vasta rete di atenei europei per le loro attività di ricerca. Presente in inaugurazione, blindatissima con oltre 200 agenti attorno all'area, anche l'ex premier Romano Prodi, l'arcivescovo Zuppi e le varie autorità locali, tutte concordi nel definire storica la giornata trascorsa. È stato un grande onore oggi avere il presidente Mattarella a questa inaugurazione, che è un importantissimo progetto italiano, ma ancora di più è un grande progetto europeo all'interno di una strategia che l'Europa ha lanciato nel 2018 per diventare competitiva sul fronte del supercalcolo con Cina e Stati Uniti. Siamo abbastanza avanti. Oggi l'Europa ha due dei supercalcolatori tra i primi quattro al mondo e uno è qua a Bologna. Credo proprio che questo ci permetterà, come sta succedendo, di collaborare col mondo e portare qui oltre 1.500 ricercatori che faranno ancora più attrattiva la nostra terra.
Leonardo, il quarto supercomputer più potente al mondo, sarà anche a disposizione dei privati per i loro sviluppi di ricerca. La prima azienda a firmare un protocollo in tal senso è la Dompé Farmaceutica di Milano. Alcune società pensano di fare molti soldi con la pubblicità, con i mondi virtuali. Qui a Bologna si fa qualcosa di più importante per i cittadini con i mondi virtuali. Si fa medicina, agricoltura, tecnologia. È benessere per la società, non è solamente formazione o alta tecnologia, è benessere per la società e inclusività di genere e geografica. Passiamo alla cronaca. La pena dell'ergastolo per Donato Saveri, accusato di aver ucciso l'ex compagna Rosella Placati nella sua casa, dove la coppia abitava a Bondeno, nel Ferrarese, il 22 febbraio del 2021. È quanto ha chiesto oggi la Procura di Ferrara ai giudici della Corte d'Assise Estense, dopo una maratona di 7 ore in aula per confermare che Saveri non può che essere l'assassino della donna, nonostante continui a negare di averla uccisa. In tribunale, al fianco delle parti civili, i familiari della donna, presente anche il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, che si è costituito in qualità di parte civile per il comune. Prossima udienza il 10 gennaio, con la discussione di difese e parti civili, la sentenza è attesa per il 17 di gennaio. E la Procura di Bologna aprirà un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti sull'incidente di ieri in via Marzabotto, dove è crollata una gru in un cantiere edile danneggiando un palazzo, ma senza, per fortuna, provocare feriti. L'area è rimasta temporaneamente sotto sequestro. E torniamo a parlare di abitazioni. Sono 5.000 gli studenti del campus universitario di Rimini costretti a fare i conti con la carenza di alloggi o gli affitti troppo alti. Il comune è al lavoro con l'Alma Mater di Bologna per realizzare nuovi studentati. Sono 30 anni che l'Università Alma Mater è presente a Rimini. Per l'occasione è stato indetto un consiglio comunale tematico che ha visto l'approvazione di un ordine del giorno della maggioranza che impegna il Comune a collaborare con il campus per individuare nuove sedi e locali per gli uffici, le lezioni e la ricerca e per affrontare il tema divenuto più difficile per gli studenti, la ricerca di un alloggio. In particolare si vogliono favorire le sinergie tra pubblico e privato per realizzare nuovi studentati con prezzi calmierati. Il tema degli spazi è un tema complesso, sul quale però stiamo lavorando assiduamente. Abbiamo già fatto diversi incontri con il nostro rettore, con la direttrice di campus Alessia Mariotti, quindi da parte del Comune di Rimini c'è tutta la volontà di supportare l'Università di Bologna, proprio perché il suo radicamento qui a Rimini sia sempre più efficace. Il campus riminese ha una vocazione internazionale. Dei circa 5.000 iscritti, il 17% proviene da 88 paesi stranieri, soprattutto Iran, Cina e Russia. L'82% dei neolaureati alla magistrale trova lavoro entro un anno. Studenti che hanno anche un impatto economico sul territorio misurato in 21 milioni di euro all'anno. Ognuno di loro genera un valore aggiunto di 4.200 euro. La bellezza della nostra città, il benessere che provano gli studenti vivendo qui fa sì che poi gli studenti stessi decidano di rimanere a Rimini e anche su questo, insomma, il polo di Rimini ha il primato sugli altri poli dell'Emilia Romagna. Novità in arrivo per la logistica agroindustriale regionale grazie alla realizzazione di una nuova piattaforma nello scalo portuale di Ravenna. Sentiamo. Presidente, parliamo di investimenti al porto di Ravenna, ma parliamo anche di investimenti rivolti al settore agroalimentare. In quale maniera? Una grande opportunità è quella della nuova piattaforma logistica destinata al sistema agroindustriale che verrà realizzata nel porto di Ravenna. È un progetto che abbiamo candidato a fondi PNRR del Ministero dell'Agricoltura. Si tratta di circa 42 ettari per l'esattezza che saranno in parte destinati a un impianto fotovoltaico per la produzione di circa 15 mega di energia da mettere a disposizione delle imprese che andranno ad insediarsi nell'altra parte dell'area che è stata specificamente destinata appunto ad imprese del settore agroalimentare. Si tratta di un'area che ha un sistema multimodale ottimo perché ha accesso diretto alle banchine portuali, ha una stazione ferroviaria per la movimentazione delle merci esattamente
immediatamente nell'area e dal collegamento diretto con la tangenziale, quindi con le autostrade. È un investimento importante di circa 40-50 milioni, per il quale abbiamo chiesto 20 milioni al Ministero dell'Agricoltura nell'ambito dei fondi PNRR. Il progetto è di altissima qualità perché si inserisce nel filone della transizione energetica, del sostegno all'agroindustria e anche della transizione digitale, perché verranno installati nuovi sistemi di controllo digitale, di movimentazione delle merci con piattaforme elettroniche, insomma un sistema evoluto, molto efficiente, che quindi riteniamo sarà positivamente valutato. Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova Casa della Musica a Forlì, che conterrà un grande auditorium per i concerti. Siamo andati a vederla in anteprima. In principio è stata l'ex GIL, o Casa del Balilla, che comprendeva una palestra, una piscina e una sala adibita a cinema e teatro. Ora diventerà la nuova Casa della Musica, che conterrà un grande auditorium per concerti. Parliamo dell'edificio posto in Viale della Libertà, che il Comune di Forlì ha deciso di riqualificare con l'importante investimento di 4,5 milioni di euro. I lavori sono già incominciati, finiranno tra circa un anno, noi siamo andati dentro a dare un'occhiata. Come sarà questa, che è la stanza principale dove avverranno gli spettacoli? Essendo un immobile vincolato, noi siamo tenuti a rispettarne le linee originali, per cui lo rivestiremo con dei materiali esternamente lignei, internamente con un pacchetto insonorizzante ad altissimo livello di performance. E sul soffitto, invece che riprodurre la curva che aveva il cinema quando ancora era in funzione, avremo delle sorte di alette che ricreeranno una curva. 420 posti a sedere per la sala principale, il tutto grazie anche al sostegno di CIA Conad, che attraverso l'art bonus messo a disposizione dal governo ha destinato 2 milioni di euro che verranno utilizzati per la gestione della struttura nei prossimi 20 anni. Avevamo fin dall'inizio la volontà di recuperare questo bellissimo luogo, dandogli una destinazione d'eccellenza, come una sala della musica non normale, fra virgolette, ma veramente che rappresenti un'eccellenza a livello locale e nazionale. Ecco, i lavori sono già in corso, quando il taglio del nastro? Quando sarebbe il sogno di tagliare il nastro? Sicuramente il taglio del nastro nella prima parte del 24 è il limite massimo. Io spero di poterlo fare magari nella festa natalizia del 23. Rimaniamo proprio a Forlì, l'aeroporto Ridolfi ha fatto il pieno nel 2022, ha contato quasi 90.000 passeggeri nei 12 mesi, un dato che ha raddoppiato i numeri previsti in partenza. Sentiamo. Un anno da incorniciare per l'aeroporto Ridolfi di Forlì. Sono infatti quasi 90.000 i transiti di passeggeri previsti entro la fine del 2022, numeri che hanno raddoppiato le attese previste intorno alle 50.000 unità. Una cifra che si spera possa toccare quota 200.000 entro il 2024, come riportato dal marketing director di Forlì Airport, Andrea Gilardi. I mesi che hanno registrato il maggior numero di passeggeri sono stati agosto 16.363, settembre quasi 22.000 e ottobre intorno a 14.000, mentre nelle settimane di novembre sono state 7.326 le persone che hanno preso l'aereo dallo scalo forlivese. Riguardo alle destinazioni più gettonate, spicca Tirana con 17.688 transiti, seguita da Palermo con circa 11.000 e Katowice, in Polonia, con oltre 9.000 passeggeri. Dati che certificano un'annata positiva e un bilancio che verrà ulteriormente rafforzato dal patto tra Forlì Airport e DMC in Romagna, con l'obiettivo, come sottolineato da Roberto Zoffoli e Corrado Augusto Patrignani, di promuovere il territorio romagnolo in tutte le stagioni e con offerte diversificate. Ingresso tardivo nel mondo del lavoro rispetto agli uomini, retribuzioni più basse e aumento delle violenze sulle donne, quanto emerge dal report dell'Osservatorio di Genere della provincia di Rimini.
Dopo 10 anni torna l'Osservatorio di Genere della provincia di Rimini, strumento con il quale viene monitorata la condizione socio-economica della donna. L'analisi dell'ufficio statistica dell'ente fa emergere però un quadro fosco per quanto riguarda i temi del lavoro e della sicurezza femminili. Ad incidere in particolare la pandemia che ha fatto ritornare le retribuzioni annue a 10 anni fa. Notevole è la differenza di reddito rispetto ai maschi, circa 6.000 euro. Differenze che sono più ampie se andiamo a guardare quelle che sono le classi di età adulte, quindi quando vi è un avvio della carriera nel mondo del lavoro della donna, e maggiori differenze anche per quanto riguarda quelle che sono le strutture apicali, quindi le qualifiche dove man mano che aumenta la retribuzione aumentano anche quelle che sono le differenze tra i due generi. Le donne sono a livello lavorativo sono più preparate, studiano di più, ma di fatto vengono meno retribuite, quindi un gap salariale importante. Il Covid sembra invece non avere avuto effetti sull'imprenditoria femminile, che anzi è aumentata, raggiungendo nel 2021 il picco di attività provinciali, 7.578, in prevalenza negozi, bar, ristoranti e strutture ricettive. I lockdown hanno invece fatto schizzare il numero di richieste di aiuto da parte di vittime di violenza. Il tasso di delittuosità nel 2020 in provincia è stato drammaticamente alto, 11 denunce ogni 100.000 abitanti, quando la media nazionale è di 7,6. E soprattutto nel secondo periodo di lockdown, le chiamate al 1522, che è appunto il numero di riferimento, sono state effettivamente molto elevate. E su questo tema rimaniamo. Domani ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di lanciare una campagna pubblicitaria che coinvolge due grandi nomi dello sport. Senza rispetto non c'è gara. Il cestista Marco Bellinelli e il motociclista Andrea Dovizioso sono loro i testimonial della campagna contro la violenza sulle donne lanciata dalla Regione Emilia-Romagna in occasione del 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata mondiale contro la violenza di genere. I dati in Italia, come nella nostra regione, descrivono un fenomeno che non accenna ad attenuarsi, anzi prende sempre più i connotati dell'emergenza. In Emilia-Romagna nel 2021 4.934 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza, 300 in più del 2020, mentre sono 1.667 le chiamate al 1522, il numero del Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità. In crescita anche le donne ospiti di case rifugio e centri antiviolenza, 2.966 in tutto, contro 2.636 nell'anno precedente. I primi dati sull'anno in corso, pubblicati dall'Osservatorio regionale, dicono che nei primi 5 mesi del 2022 quasi 1.800 donne hanno preso contatto con i centri antiviolenza. Diverse le iniziative messe in campo dalla Regione per fornire assistenza alle vittime, a cominciare dal bando contro la violenza di genere, che mette a disposizione 2,5 milioni per il biennio 2023-2024 a progetti che puntano alla prevenzione. 83 sono quelli già attivi nelle diverse province che hanno ricevuto i fondi negli anni precedenti. C'è poi il reddito di libertà, un assegno mensile di 400 euro a sostegno dell'autonomia economica delle donne vittime di violenza, per il quale la Regione ha stanziato 1,3 milioni di euro. È arrivato il momento dello sport, sentiamo le ultime. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera, apriamo il TG Sport parlando di basket. È amara la nona giornata di Eurolega per la Virtus Bologna, che cede solo al supplementare in casa del Panathinaikos. È impresa solo sfiorata per la Virtus, che nella trasferta dell'Oaca cede solo all'overtime al Panathinaikos. Ai bianconeri non è bastata una partenza lanciata e i 9 punti di vantaggio accumulati già nel primo quarto del match per intimidire i greci. Jaite è prima delizia per i bolognesi, dominante al punto giusto per decretare il primo strappo, poi però sarà anche croce nel concitato finale dei 40 minuti regolamentari.
In mezzo c'è anche il blackout di cui la Virtus si rende protagonista a suo malgrado fra terzo e quarto periodo. Un momento di astinenza offensiva in cui il vantaggio faticosamente conquistato viene via via sbrindellato dai canestri di Walters e soprattutto Derrick Williams. L'ala losangelina sarà il man of the match dell'incontro con i suoi 26 punti a referto, ma soprattutto con una presenza scenica invidiabile nei momenti più caldi della partita. Il Pana prende così il comando delle operazioni, ma poi conosce un nuovo calo proprio nel finale di gara, quando la Virtus rimette nuovamente il muso avanti e a 30 secondi dal termine fallisce proprio con Jaité quello che sarebbe stato il canestro del più 4. Li pareggia così sul 76-76 e Teodosic fallisce la tripla del possibile successo. Si va all'overtime, dove la mano di Williams invece non trema. Suo il canestro che rompe definitivamente ogni indugio, fino a decretare un 88-85 intriso di rimpianti per i ragazzi di coach Sergio Scariolo. Parliamo ora di calcio, andiamo in Serie C. La trasferta di Olbia sarà da prendere con le pinze, ha detto il difensore del Cesena Mario Mercadante, ospite a Pianeta Bianconero. La diretta della gara sarà in onda sulla nostra emittente al canale 14 sabato alle 14.30. Il mese di novembre dice due trasferte consecutive, tra l'altro logisticamente non proprio comodissime, perché si gioca nel giro di 3 giorni e si gioca su un'isola e poi in Toscana a Lucca. Partendo dall'Olbia andiamo a vedere in grafica appunto alcuni numeri di una squadra che è molto diversa dallo scorso anno. Lo scorso anno l'Olbia sempre a metà classifica con Canzi, l'ex vice di Beretta qui a Cesena, anzi spesso con uno sguardo verso i playoff, grazie anche ai 13 gol naturalmente di Udò. Segnava tanto e segna anche abbastanza quest'anno Ragazzu, che è un giocatore come mezzi tecnici, è un giocatore da Serie A praticamente, che le partite le può vincere da solo perché le giocate le ha, 4 gol su 10, di fatto la metà, vedete, incassa molte reti. In casa sta andando molto male perché ha fatto un punto solo nelle ultime 4 partite. C'è una sfizza di ex che poi non hanno praticamente mai giocato o si sono affacciati solo in prima squadra, vedete, ma sono tutti cresciuti qua, molti di questi. Brignani, che qui ha fatto uno scampolo di stagione 3 anni fa. Caro Mario, dicevamo, cambia la prospettiva. Assolutamente, poi noi sappiamo benissimo che non possiamo permetterci assolutamente di sottovalutare nessuno. Sappiamo benissimo che andiamo a Olbia, sarà una trasferta delicata, sarà una trasferta che va affrontata e va presa con le pinze, però noi abbiamo una settimana di tempo per lavorarci e per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Tornerai a disposizione tu, tornerà Ciccio De Rosa naturalmente a centrocampo. Celiento e Coccolo, ci sai dire in termini non prettamente tecnici, visto che noi non siamo medici, dottori, però da dentro tu no, segui, penso no? Che non siano in fase siamo, di rientro, no? Ormai si stanno allenando a parte, però penso soprattutto siano... Celiento mi pare che sia quello sì. Un pochino più, anche perché si è fatto male prima poi. Sì, non so, non conosco bene le tempistiche, però si stanno allenando sul campo, quindi sono in fase di rientro. Cambiamo argomento, parliamo di motori, andiamo sul nostro portale tr24.it. Sarà una 100 km dei campioni di lusso al VR46 Ranch di Tavuglia. Nell'ottava edizione della competizione organizzata da Valentino Rossi sul tracciato di flat track che andrà in scena domani e sabato 26 novembre, i piloti partecipanti saranno 40. Oltre al dottore, padrone di casa, spicca il nome del fresco campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia. Con questo è tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. Grazie a Marco Rossi, noi ora andiamo da Andrea Raggini per le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteorologica ha visto due belle giornate di sole su tutta la nostra regione, ma è tempo già di un nuovo peggioramento che coinvolgerà solo in parte la nostra regione. La giornata di venerdì inizierà con nuvolosità diffuse in Emilia Romagna, banchi di nebbia sulle basse pianure lungo il corso del fiume Po. Qualche goccia di pioggia sul medio-alto Appennino e nevicate oltre 1500 metri di quota.
Durante la giornata nuvolosità più compatta sull'Appennino, dove sarà possibile qualche breve rovescio, nevoso oltre 1300-1500 metri, altrove avremo nuvolosità diffusa ma con timide schiarite. Ventilazione debole, mare quasi calmo, temperature minime che oscilleranno tra 1 e più 7 gradi, valori massimi in calo e compresi tra 9 e 12 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. E prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di questo notiziario. È stato inaugurato al Tecnopolo di Bologna il supercomputer Leonardo, infrastruttura di rilievo internazionale per mettere in rete i dati delle ricerche accademiche e private in svariati campi. L'opera è finanziata da Governo e Unione Europea. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono 5.000 gli studenti del campus universitario di Rimini, costretti a fare i conti con la carenza di alloggi e gli affitti troppo alti. Il Comune è al lavoro con l'Alma Mater di Bologna per realizzare nuovi studentati. Novità in arrivo per la logistica agroindustriale regionale grazie alla realizzazione di una nuova piattaforma nello scalo portuale di Ravenna. Abbiamo parlato della struttura con il presidente dell'autorità portuale, Daniele Rossi. Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova Casa della Musica a Forlì. L'edificio conterrà un grande auditorium per concerti. Siamo andati a visitarlo in anteprima. Boom di passeggeri all'aeroporto Ridolfi di Forlì. Entro la fine dell'anno si prevede di arrivare a circa 90.000 viaggiatori transitati, un dato che ha raddoppiato le stime iniziali. Basket, non riesce l'impresa, la Virtus, che nella nona giornata di Eurolega va KO in casa del Panathinaikos. I bianconeri hanno ceduto solo al supplementare, pagando a caro prezzo il canestro realizzato nel finale da Williams. È davvero tutto per questa edizione del nostro notiziario serale. Vi ricordo come di consueto che sul nostro portale web tr24.it potete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti ma anche rivedere tutti i servizi filmati del nostro notiziario. Vi ricordo anche questa sera dalle 21 appuntamento con il nostro programma di approfondimento giornalistico Talk 24. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.